Sono Mary Ann Rust, sono inglese, sono tecnico federale fisi di campagna di primo livello, insegno tutta la scuola qui, fino alle prime gare. Fino adesso, quest'anno abbiamo fatto tutte le gare nazionali a Cervia, al Gesi di Bologna, con ottimo risultato, della BP60 con i debuttanti, fino a 1,30 m, 1,35 m con i cavalieri di secondo grado. Per il momento stiamo andando veramente bene con tutti i nostri ragazzi. Questo weekend facciamo il nazionale pony con 5 dei nostri pony. Debuttanti BP60, BP90, magari anche un B100. Nelle prossime settimane, che abbiamo più o meno tutte le settimane, delle gare di nazionale sempre di 3 giorni, dove gareggiamo sempre in salto ostacoli per il momento, fino all'inizio dell'estate, dove facciamo il progetto giovani. Vengo a cavallo da 3 anni, ho un cavallo che si chiama White Devil e ha 17 anni, io ne ho 11 e vivo a Porto Maggiore, vengo a questo maneggio da 2 mesi. Fin da piccolo ho sempre amato gli animali e una volta sono andata a provare un cavallo, mi è piaciuto e da lì ho voluto iniziare a andare. La prima gara l'ho fatta a Bologna, è andata bene, sempre con lui. Ho iniziato 6 anni fa a montare perché andando al mare ho visto dei cavalli che trainavano carrozze e da lì mi è venuta la passione. Ultimamente ho fatto delle gare con il mio cavallo, ho fatto delle 90 e in passato ho montato pony piccoli e ho fatto delle gare più basse. Ho la patente A e devo prendere la B e faccio le 70. Ho il mio cavallo che si chiama Miss Margote e mi è venuta la passione quando ho visto al mare dei cavalli che montavano sulla spiaggia. Abbiamo partecipato a un nazionale pony che fa parte di un circuito base della FISE, che serve per selezionare i ragazzi che montano pony per le gare più importanti. Noi abbiamo presentato 5 ragazzi, 5 bambine, e di queste una era debuttante, Elena Mazzanti, ha fatto il suo debutto con un pony che si chiama Gulliver e ha fatto per 3 giorni 3 serie, è sempre arrivata prima ex aequo insieme alle altre. Poi abbiamo avuto Nicolò Giambrocono che ha partecipato con il suo pony Sea Biscuit e ha ottenuto in 3 giorni un secondo, un terzo e un quinto posto. Ha partecipato anche Valeria Taddia e Beatrice Marani ed Elisabetta Montanari. Entrambe hanno partecipato alle categorie di 90 cm e si sono qualificate tutte bene perché comunque hanno concluso i loro percorsi con 0 penalità. Prossimamente abbiamo tutte le tappe dei progetti giovani, che sono delle categorie riservate ai ragazzi, quindi al di sotto dei 21 anni. Per loro il comitato regionale paga le spese della scuderizzazione dei cavalli e per chi va in premiazione c'è una riduzione delle spese di iscrizione.